dobbiamo essere determinati e dovete coltivare i vostri sogni, ci dovete trasmettere i vostri sogni. La mia domanda riguarda noi giovani, che siamo quelli che pagano di più il gap che c'è tra il nord e il sud Italia. Che ruolo ritiene che possiamo avere e che cosa possiamo fare noi giovani, unitamente con la scuola, per colmare questo gap? Avere la vostra testimonianza, confrontarmi qui con i vostri sogni, con le vostre idee, con le vostre proposte, con i vostri suggerimenti, mi riempie di energia. La politica ha questa grande responsabilità di allargare il respiro. Dobbiamo lavorare e dobbiamo immaginare come vogliamo questo paese, non fra una settimana in relazione a un sondaggio che ci dirà se l'operato di questo governo è buono o è cattivo o è deludente, ma dobbiamo lavorare per gli anni a venire. La politica oggi, in qualsiasi direzione si muova, deve ragionare in termini di patto intergenerazionale. Porti con sé il ricordo di Sernia, così come noi conserveremo con cura il ricordo di questa giornata.